Una volta si diceva che nella volée non bisogna aprire, non bisogna fare l'apertura e questo concetto vale anche oggi, anche se sarebbe meglio dire che nella maggior parte delle volée non bisogna fare l'apertura, perché quando giochiamo una volée alta l'apertura è quasi obbligatoria. Per apertura si intende il fatto di portare la racchetta indietro per creare energia. Ora, se io colpisco una palla all'altezza della spalla o un pochettino più sotto, l'apertura è veramente minima, la racchetta può stare quasi davanti al corpo e mi aiuto con il corpo per spingerla. Se però ho una palla alta che vado a colpire sopra la spalla, c'è il rischio di tirare la rete. Perché se mi limito a fare questo, quindi a tenere la racchetta qui avanti e faccio questo movimento qui, magari colpendo la palla a metà campo, ovviamente la palla finirà a rete. Se invece io faccio un minimo di apertura, quindi porto la racchetta un pochettino più indietro e vado in avanti, quindi parto un pochettino più indietro, corro in avanti cercando di colpire la palla per bene qui davanti al corpo, allora il mio colpo avrà più forza e più controllo e mi sarà più facile schiacciare la pallina verso il basso e quindi renderla difficile al mio avversario. per quanto riguarda la volée alta di rovescio valgono le stesse cose del dritto quindi faccio un po di apertura vado in avanti e chiudo verso il basso però la volée alta di rovescio è tra i colpi più difficili nel tennis soprattutto per i giocatori principianti e di livello intermedio ma anche per i giocatori professionisti questo perché quando ci arriva una palla colpirla e schiacciarla verso il basso, facendo questo movimento, quindi col palmo della mano rivolto verso avanti, è sicuramente più facile che non far questo movimento, quindi col dorso della mano rivolto verso avanti. Capita spesso di colpire delle palle alte di rovescio e giocarle fuori, quindi tirarle fuori dal campo, perché noi ci prepariamo anche giusti, ma avendo poca escursione, poco movimento, non riusciamo a schiacciare bene la palla. Un espediente che può essere utilizzato per dare più spinta alla palla e avere più controllo è quello di partire con eh, la racchetta per bene indietro, quasi con le corde rivolte, completamente rivolte verso l'alto, andare verso l'impatto e poi all'ultimo schiacciare. Quindi, come suggerisce bene eh, Jamie Murray nel suo ultimo video, e chi meglio di lui può dare suggerimenti su come si gioca la volée: per giocare una volée alta di rovescio, devo partire con la racchetta per bene indietro, impattare la palla qui avanti e poi schiacciarla, cercando di avere la massima escursione, il massimo movimento del braccio da dietro verso avanti. Ovviamente ci vuole un po' di pratica e un po' di pazienza, però di sicuro partendo alti qui con la racchetta per bene indietro e colpendo la palla in avanti, schiacciandola verso il basso, avremo più chance per, di tenere la palla in campo e metterla difficile al nostro avversario che non far solo questo movimento breve e contenitivo. Per concludere, quando vi arriva una palla alta e volete colpirla con la volée, preparatevi con la racchetta qui su, con un minimo di apertura, correte verso la palla, cercate di colpirla per bene davanti al corpo e schiacciatela verso il basso, sia con il dritto sia con il rovescio. Soprattutto nel rovescio, cercate di Mettere un po' di velocità e un po' di forza perché è necessario schiacciarla verso il basso utilizzando anche la rotazione del, dell'avambraccio. Se questo video ti è piaciuto, ti invito innanzitutto a mettere un like e ad iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto. Se poi hai dubbi, domande o curiosità, scrivili qui sotto dove ci sono i commenti. E se poi hai piacere di inviarmi un tuo video, mentre giochi la volée, spediscimelo pure a infochiocciola@giocaratennis.it. Ciao e buon tennis.